Buongiorno, come dicevo a tutti, grazie per essere qui oggi e per essere interessati ad approfondire un tema che ovviamente sta in, come dire, è un tema vecchissimo perché il diritto d'autore esiste da secoli, ma che ovviamente sta diventando di interesse per il mondo della scuola, guarda caso. In questi ultimi anni, o addirittura in questi ultimi mesi, potremmo dire, con l'esplosione più o meno voluta e più o meno gradita della didattica a distanza, della didattica online, della didattica digitale integrata. Io, come vedete nel titolo del mio corso, ho parlato di didattica online per essere il più neutro possibile, perché in effetti queste slide valgono anche in teoria per coloro che fanno attività di formazione al di fuori della scuola, cioè tutti coloro che producono materiale didattico e lo condividono attraverso internet, attraverso la rete, e che quindi si trovano a interrogarsi, a farsi delle domande sulla tutela dei loro diritti, sulla gestione dei loro diritti, su ciò che hanno creato, ma anche, forse soprattutto, su il rispetto dei diritti degli altri, cioè il rispetto dei diritti di coloro che hanno prodotto precedentemente dei contenuti che servono per la didattica, che quindi il docente va a riutilizzare. Ed è esattamente il percorso che faremo oggi. Cioè, quindi oggi abbiamo un pomeriggio dedicato all'ambito del diritto d'autore, poi fra qualche giorno parleremo invece di privacy. Capiremo che sono due cose molto diverse, no? Insomma, senza anticipare troppo, però la privacy si occupa della tutela della riservatezza del dato personale, che è una cosa molto diversa dalla tutela delle opere creative. Basti pensare che le opere creative nascono per essere pubblicate, cioè uno fa un libro, fa un brano musicale, scrive una sceneggiatura teatrale con la prospettiva di pubblicarla, di diffonderla, anzi più persone la vedono, più persone ne fruiscono e più è sintomo di successo di quell'opera e quindi di quell'autore. Ed è esattamente l'ottica contraria di quello che avviene nel mondo della privacy, invece in cui il titolare del dato personale ha tutto l'interesse a tenere nascosto, a tenere chiuso e a tenere sotto chiave un'informazione, un dato. Quindi vedremo che sono due istituti giuridici abbastanza distinti, abbastanza diversi, nonostante siano spesso oggetto di confusione, di sovrapposizione. Oggi parliamo di diritto d'autore, quindi per adesso spegnete, come dire, il canale privacy, ne lo riapriremo, lo riaccenderemo venerdì, no? Il 15, quando faremo il secondo incontro. E appunto, come dicevo, io sono stato generico, ho scritto, anche se appunto tecnicamente dovremmo parlare di didattica digitale integrata, perché questo è il nuovo nome da quest'estate in poi, però io nel dubbio, visto che magari gli cambiano nome ancora fra qualche mese, sono stato generico, ho detto chiamiamola didattica online, che diciamo prende dentro un po' tutto, prende dentro anche tutta quell'attività, quella che faccio io ad esempio, no? Io adesso non sto facendo un'attività rivolta al mondo della scuola in senso tecnico, in senso stretto, ma sto facendo un'attività di formazione, di aggiornamento professionale per i docenti. Ed è gran parte del mio lavoro ormai va impegnata in questo, no? Nel fare attività di formazione, nonostante io, come vedete dalla slide, sia un avvocato, cioè io mi occupo di questi temi anche nel senso più classico, come consulente per questioni contrattuali, questioni anche giudiziali, in materia appunto di violazione, gestione e in alcuni casi violazione dei diritti d'autore e del copyright. Quindi vi racconterò un po' anche episodi che vengono dalla mia esperienza professionale, spero che siano di arricchimento, cioè non saremo solo su un piano teorico, ma cercherò di raccontarvi farvi qualche esempio, raccontarvi qualche storia che viene appunto dalla mia esperienza come legale, come consulente. La mia esperienza che appunto è a cavallo anche con quella di docente, perché appunto io, oltre a fare l'avvocato, a fare formazione, ho anche un corso universitario e quindi, anche se insomma, il mondo dell'università rispetto al mondo della scuola che frequentate voi, in cui lavorate voi, è abbastanza diverso. Io ho a che fare con ragazzi che hanno 21-22 anni, però insomma so cosa vuol dire andare in aula, so cosa vuol dire andare incontro un po' alle richieste e alle problematiche degli studenti. Ovviamente non mi consente di. Ok, ecco, dovevo semplicemente toccare un tastino. Qua avete tutti i miei riferimenti. Chi probabilmente, vabbè, chi mi conosce ha già abbastanza chiaro dove trovarmi in rete, però ve li segnalo più che altro perché le slide di oggi finiranno qua. Quindi
Dopo, se volete, le mando anche via email agli organizzatori e ve le tenete via email, ma se le volete scaricare dalla piattaforma SlideShare, non so se la conoscete, è una piattaforma su cui sostanzialmente si condividono presentazioni a slide, e togliamo sto coso fastidiosissimo. Ok, ho fatto una cosa da non fare. Scusate, dicevo, sulla piattaforma SlideShare metterò le slide, è una piattaforma normalmente utilizzata per condividere presentazioni e lì trovate non solo le slide, troverete perché non le ho ancora messe quelle di oggi, le slide, che state guardando, ma anche tutte le slide di tutti gli altri miei corsi. Siamo arrivati a circa 200, 200 e qualcosa slide, no, forse diciamo 200, 220 documenti in generale, di cui probabilmente 160-170 presentazioni a slide, e quindi vi serve come fonte di approfondimento. Se quello che trovate in queste slide non vi basta, perché in effetti in 2 ore e 1/4, 2 ore e mezza non riusciremo a dire davvero tutto quello che ci serve, dovremmo rimanere ad un livello di approfondimento, come dire, intermedio. Chi vuole fare un passo in più lì trova davvero un sacco di cose. Ma vista questa, insomma, questa impennata che c'è stata quest'anno verso la didattica online, ho registrato un sacco di corsi, e quindi anche alcuni corsi che ho fatto prima di oggi, tra, diciamo, quindi diciamo, l'inizio della famosa emergenza e la fine dell'anno, sono finiti su YouTube. Quindi anche lì, se volete andare ad un livello ulteriore, trovate interi corsi sul diritto d'autore e sulla privacy nel mondo della didattica sul mio canale YouTube. E poi, vabbè, trovate Facebook e Twitter, che sono i 2 luoghi dove faccio, diciamo, un'attività più di aggiornamento quotidiano, faccio contenuti, appunto, lancio degli spunti di riflessione, delle notizie sempre sui temi di cui io mi occupo. Come dispensa del corso, invece, per chi è più affezionato come dire, al materiale testuale, non ai video e non alle slide, c'è questo, nel senso, questo è un capitolo all'interno del libro Didattica 2.0, che è un libro curato da, come vedete, Alberto Panzarasa, che è un dirigente scolastico noto per aver con le sue scuole vinto alcuni riconoscimenti, raggiunto alcuni riconoscimenti nella direzione della digitalizzazione della didattica nel 2016-2017, quindi anni in cui non si pensava a questa impennata che c'è stata negli ultimi mesi. E i coautori sono tutti, come vedete, esperti del mondo della didattica, dirigenti scolastici e docenti della scuola. Io ho scritto un capitolo che era appunto relativo all'aspetto copyright nella didattica. Lo trovate qua, il titolo è abbastanza descrittivo: il diritto d'autore e le licenze open nell'attività didattica, e direi che lo possiamo considerare una sorta di dispensa di questo corso. A questo link potete scaricare tutto il libro. Il libro è in licenza open, dopo vi spiegherò bene cosa significa, però tutti i miei contenuti, comprese queste slide, compresi i video che poi ne nasceranno, vengono rilasciati con licenza libera, e quindi chiunque li può riutilizzare e ripubblicare, e quindi anche voi potete andare a scaricarvi il libro. Bene, iniziamo ad arrivare invece, dopo, quindi finita la fase di presentazioni, iniziamo a capire di cosa ci stiamo occupando. E faccio un po' un passo indietro, sembra una cosa recente, però ormai sono passati circa 5 anni, perché il famoso Piano Nazionale Scuola Digitale risale al 2014-2015, e la mia, diciamo, attività di formazione in quegli anni, da quegli anni in poi, fino a compreso quest'anno, è stata spinta proprio anche da una serie di bandi, una serie di iniziative, di convegni legate al Piano Nazionale Scuola Digitale, specificamente l'azione numero 23, che appunto è, diciamo, l'ambito di cui io mi occupo da anni, ancora prima che iniziasse il mio rapporto nel mondo, le mie attività nel mondo della scuola e della didattica. L'azione numero 23, come vedete, è dedicata alla promozione delle risorse educative aperte e linee guida sull'autoproduzione dei contenuti didattici digitali. Cioè, si è iniziati a entrare nell'ottica di un'attività didattica, di un ruolo del docente più attivo, più creativo. Cioè, il docente non è più colui che, come, insomma, si faceva una volta, che adotta un manuale scritto pubblicato da qualche casa editrice e lo segue pedissequamente, si attiene ai programmi e non fa altro che spiegare dei contenuti che sono stati
preconfezionati da altri. Siamo in un'ottica di, vedete, autoproduzione dei contenuti didattici e soprattutto di contenuti digitali. E adesso addirittura digitali online, a distanza. Quindi si aggiunge una problematica ulteriore. Ecco perché parliamo anche di privacy nel prossimo intervento. E quindi cambiano le esigenze, cioè il docente che non è più un semplice spiegatore, passatemi la parola, di contenuti, ma deve entrare in ottica creativa, inizia a interrogarsi su cosa può fare e cosa non può fare dal punto di vista legale, dal punto di vista appunto della tutela dei contenuti, dal punto di vista della tutela dell'immagine dei soggetti che vengono coinvolti nelle iniziative didattiche, quindi ad esempio l'immagine degli studenti, l'immagine dei ne so, genitori o collaboratori che partecipano ad un piano, ad un evento formativo e via dicendo. E quindi appunto nell'azione 23 c'era una di queste, cioè si metteva a fuoco questa esigenza, cioè appunto di spingere verso la promozione delle risorse educative aperte e verso l'autoproduzione dei contenuti didattici. E cosa si scriveva? Sì, cioè, il documento è ancora diciamo, visibile, è ancora valido, anche se ormai sono passati un po' di anni. Occorre fornire alle scuole una guida che distingua con chiarezza le varie tipologie di risorse digitali disponibili, i criteri e le possibili forme del loro uso, illustrando in particolare per quanto riguarda l'autoproduzione dei contenuti, le modalità dei processi di selezione, produzione e validazione, nonché le caratteristiche tecniche da rispettare per massimizzare qualità, efficacia e riusabilità dei contenuti. In queste 10 righe, 8 righe, si dicono tantissime cose. Sul discorso della selezione e validazione lascio probabilmente a voi, a chi è più specializzato e più esperto di me, ed è un gran tema perché siamo passati a un mondo in cui l'informazione è sempre disponibile da qualche parte. Il problema è riuscire a capire qual è quella buona. E quindi capirlo noi come docenti e riuscire a trasmettere questa competenza agli studenti è davvero una bella sfida. Io non mi occupo di questo tema, ho messo in rosso le parole che invece ci interessano ai fini della nostra lezione di oggi, del nostro webinar di oggi. Quindi l'autoproduzione dei contenuti, che è il discorso che abbiamo già detto prima, e eccolo lì, la riusabilità dei contenuti, cioè entrare in un'ottica di rendere i contenuti il più riutilizzabili possibile, no? Il concetto di di Open Educational Resources, cioè risorse didattiche aperte. Quando vi ho detto prima che queste mie slide, come quel libro che vi ho segnalato, come tutti gli altri miei video e contenuti, sono rilasciati con licenza open, perché io miro appunto ad una loro riutilizzabilità, riusabilità. Ecco uno delle sfide lanciate dal Piano Nazionale di Scuola Digitale con l'azione 23, e conclude dicendo che tutto ciò nell'ottica di incoraggiare processi sostenibili e funzionali di produzione e di distribuzione che possibilmente aiutino a far emergere e diffondere i materiali migliori e facilitino la validazione collaborativa e il riuso, garantendo un regime di diritti che sia sensato e funzionale per le OER, cioè le famose Open Educational Resources, risorse didattiche aperte. Attenzione a non tradurre risorse, anch'io sono caduto tempo fa in questo errore, cioè risorse educative aperte non è la traduzione migliore perché educational in realtà si dovrebbe tradurre didattico perché in italiano educativo ha un'accezione semantica leggermente diversa, comunque piccole sfumature, però ecco notare il discorso del regime di diritti che sia sensato e funzionale, cioè sono parolone perché che cos'è il diritto d'autore? Ripeto, è un istituto giuridico che esiste dal 1700 e che poi, vabbè, in Italia è arrivata con la codificazione napoleonica, con le prime leggi dell'Ottocento. E quindi che cos'è il diritto d'autore, come funziona, che cosa serve, è ben chiaro. Però riuscire a portarlo a fare questo, cioè creare un regime di diritti che sia sensato e funzionale per le Open Educational Resources, è una cosa non banale. Soprattutto, proprio, cioè soprattutto se per secoli, per 2 secoli, il diritto d'autore è stato utilizzato per fare delle cose e adesso lo si cerca di piegare, lo si cerca di modificare per fargliene fare altre. Cioè, ve la spiego meglio, nel senso, il diritto d'autore è sempre stato utilizzato per chiudere, per tenere sotto chiave. Magicamente, nel giro di pochi anni, con l'avvento del digitale, si percepisce che questa cosa non
non ha più ragion d'essere, o quantomeno deve essere in qualche modo rivisitata e messa in discussione per portare il diritto d'autore invece a, vedete, a essere sensato e funzionale, a riaprire i contenuti, a renderli riutilizzabili. E questo lo si fa, come vi spiegherò alla fine della nostra lezione di oggi, proprio attraverso l'applicazione di licenze open, cosiddette licenze Creative Commons e simili. Vi chiedo di spegnere il microfono a tutti, sento qualcuno che ha il microfono aperto. Ok, quindi questo è un po' ah no, ecco, c'è ancora una slide. Per capire questa cosa, questo passaggio, dovremo fare un salto fra questi due, diciamo, salteremo da questi due punti di vista, no? Cercheremo di guardare la materia dal punto di vista del titolare dei diritti, cioè di colui che crea l'opera e ha interesse a capire come può tutelarla, come la legge gli consente di tutelarla. Ma dall'altro c'è, diciamo, l'interesse speculare opposto di coloro che invece utilizzano le opere di altri, che quindi vogliono sapere entro quali limiti possono utilizzare le opere degli altri. E sono effettivamente due interessi speculari e contrastanti, no? Normalmente lo studio di questa materia si concentra, almeno così è stato anche per me, no? Durante quando ho studiato, ho fatto l'esame alla facoltà di giurisprudenza. Normalmente lo studio della materia si concentra molto sull'aspetto, sul quadro, riquadro arancione, cioè il lato titolare dei diritti, e mette forse un po' in secondo piano il lato blu. Con l'avvento del digitale e in virtù di tutto quello che abbiamo detto prima, diciamo in una prospettiva di didattica digitale, ma anche open, aperta, volta al riutilizzo, è chiaro che diventa invece più centrale, riprende maggiore centralità l'aspetto blu, cioè quali sono le regole che la legge stabilisce per gli a favore, a tutela degli utilizzatori delle opere. Cercheremo quindi di vedere, di studiare la materia, vi accompagnerò in queste ore, in queste 2 ore insieme, in questa materia, cercando appunto di guardarla da questi due punti di vista, in modo tale da avere una visione completa, una visione organica e completa. Inizieremo comunque secondo l'approccio più classico, cioè a vedere quali sono i vari diritti che la legge prevede a favore dei titolari, perché non si potrebbe, cioè non ha molto senso fare il giro inverso, ha più senso capire quali diritti la legge prevede e a favore di chi, in modo tale che quando siamo poi dall'altra parte, quando ci spostiamo sul lato blu, abbiamo già fatto metà del lavoro, nel senso che sappiamo già a chi, ad esempio, dobbiamo chiedere il permesso per utilizzare un'opera se c'è bisogno di chiedere un permesso, perché conosciamo chi è il titolare dei diritti, quali sono i meccanismi con cui lui può tutelare, difendere gli utilizzi della sua opera. Ok, quindi faremo esattamente questo. Adesso inizieremo comunque con una parte un po' più classica, teorica, con i principi fondamentali sul diritto d'autore. Quindi,